Amici Let's Dig In, ci troviamo sempre qui all'interno del Turisma 2017 in compagnia del direttore Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Direttore, le faccio subito una domanda. Quali sono le nuove sfide che attendono il MAN? Le nuove sfide che attendono il MAN sono improntate essenzialmente all'introduzione della tecnologia nel museo. Noi abbiamo lavorato molto per costruire un nuovo sito estremamente appetibile per disseminare l'immagine del museo in città con forme d'arte diverse, con spot cartoon, attraverso le opere dei grandi artisti, ma adesso il tema è di introdurre la tecnologia in museo e per far questo abbiamo pensato a un videogame estremamente innovativo. È il primo videogame di museo archeologico al mondo che parla della storia di un ragazzo che ripercorre, diciamo così, le vicende del padre archeologo, il quale aveva lavorato a Napoli, e attraverso questa storia si riconosce il museo, si riconoscono le sue collezioni, ma soprattutto si vuole coinvolgere un pubblico di adolescenti che spero siano attratti dalla grafica e dalla storia stessa. Infine abbiamo nuovi prodotti per l'esplorazione 3D del grande plastico di Pompei, che saranno disponibili a partire dalla metà di aprile, e soprattutto una terza linea di informazioni tecnologiche, il passaporto elettronico. Quando un oggetto va in mostra nei tanti luoghi dove il Museo di Napoli presta gli oggetti, al museo è possibile vedere non solo la scheda digitale dell'oggetto, ma tutta la mostra all'estero dove l'oggetto è conservato. Quindi non è una sottrazione, non è una perdita, ma la tecnologia permette di dare informazioni aggiuntive al visitatore che si sente ripagato del fatto che in quel momento l'oggetto non è lì. Perfetto, grazie mille direttore, che dirle, ci vedremo presto al MAN per vedere tutte quante queste novità. Vi aspettiamo con grande piacere. Grazie.